La polizia ha quindi chiesto all'uomo perché avesse rubato e l'uomo ha semplicemente risposto perché avevo fame. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, questa, per quanto si tratti di un caso, diciamo, criminale, comunque di qualcosa di illegale successo in Corea, è una storia che veramente vorrei condividere con voi perché mi ha alquanto commosso. Praticamente la storia di cui vi parlerò tratterà di un uomo di 34 anni e di un bambino di 12 che sono stati trovati a rubare del latte. Ma ripercorrendo questa storia sono sicuro che commuoverà anche voi. Prima di iniziare con questo video vi ricordo che io pubblico nuovi video ogni lunedì e ogni giovedì a luna di pomeriggio. Ho anche un canale di Giappone dove pubblico nuovi video il sabato. Se già non lo seguite potete andare a iscrivervi sull'altro canale. Inoltre vi ricordo che potete ascoltare la mia musica su Spotify, andate anche adesso, che spero vi possa piacere. E il 10 di settembre pubblicherò un nuovo album, quindi spero vi piacerà. Iniziamo con questa storia e iniziamo guardando questi footage di la CCTV, in cui possiamo vedere appunto un uomo 34enne e un ragazzo di 12 entrare in questo supermercato e cercare di nascondere qualcosa sotto i loro vestiti. Uno dei lavoratori che lavorava in quel supermercato ha visto la scena e ha subito avvisato il suo superiore. Il proprietario è andato quindi a parlare con queste due persone e praticamente sembra che queste due persone avessero tentato di rubare due cartonati di latte e sei mele. Sembra che il proprietario abbia quindi chiamato la polizia per fare il report di quello che era successo. Mentre l'uomo e il ragazzino aspettavano per la polizia, si erano seduti e sembravano come se stessero tremando e erano estremamente preoccupati e hanno continuato a dire che gli dispiaceva quello che avevano fatto, chiedendo perdono al proprietario. Quando la polizia è arrivata, l'uomo ha anche iniziato a piangere e era tutto sudato e continuava a ripetere: mi dispiace, scusami, scusatemi. La polizia ha quindi chiesto all'uomo perché avesse rubato e l'uomo ha semplicemente risposto perché avevo fame. In ogni caso, benché fossi affamato, non avrei dovuto rubare queste cose e chiedo perdono. L'uomo ha detto che non aveva più un lavoro e che l'ultima volta che aveva potuto lavorare era stato 6 mesi prima. E ha detto inoltre che la ragione per cui aveva perso il lavoro era perché gli era stata trovata una malattia alla tiroide e anche il diabete. E ha detto che comunque, dovendo farsi carico di tutte queste spese, quale le spese comunque mediche e assicurative, ha detto che non gli era rimasto più un soldo, né per il cibo né per i libri che sarebbero serviti a suo figlio per andare a scuola. Dopo aver sentito questa storia, il proprietario del negozio ha detto che non voleva più esporre denuncia contro questa famiglia e che li avrebbe lasciati andare senza problemi. I due hanno anche detto che più volte era capitato di saltare i pasti perché purtroppo non avevano soldi per poter comprare nulla. I poliziotti, invece di portarli alla polizia, li portarono in un ristorante lì vicino per potergli dare da mangiare. E sembra che mentre erano seduti in questo ristorante che aspettavano il loro cibo, un completo estraneo è arrivato al loro tavolo e ha dato a loro una busta per poi andarsene. All'interno di questa busta vi erano ben 20.000 won, che sarebbero 150 euro, diciamo. Sembra che questo uomo fosse un completo estraneo e nessuno sapeva come mai questo uomo fosse a conoscenza della situazione di questa famiglia. La polizia, interrogandosi su chi fosse questo uomo, è andata a vedere i footage, diciamo, delle telecamere all'interno del supermercato e si sono accorti che l'uomo si trovava all'interno di quel supermercato quando è avvenuto questo fatto. Quindi, evidentemente, l'uomo deve aver sentito la loro storia e ha cercato in qualche modo di aiutarli. È veramente bello come questo uomo avesse cercato di aiutarli senza volere un grazie in ritorno. Perché dovete sapere che, secondo me, i modi migliori per aiutare la gente è quando non si ha nessun tornaconto. E questo è proprio quello che ha fatto questo uomo. Perché io adesso sono qui a raccontarvi questa storia, ma se la polizia non avesse investigato,
non sapremmo chi sarebbe questo uomo, sarebbe solo un benefattore che ha voluto aiutare una famiglia in difficoltà. La persona che ha dato questi soldi era un 66enne cileno barra coreano che si trovava in Corea solamente per pochi giorni per visitarla. E ha detto che in passato anche lui si era trovato in una situazione difficile e ha detto che era immigrato praticamente in Cile per poter aiutare la propria famiglia. E ha detto che voleva semplicemente aiutare un'altra famiglia che era in un momento difficile. Potete capire quanto questa storia sia commovente e quanto questo uomo avesse fatto qualcosa di così dolce, appunto, senza nessun altro motivo se non quello di aiutare una persona in difficoltà. Immaginate comunque questo 66enne non era una persona benestante, non era una persona ricca, tuttavia ha voluto comunque aiutare un'altra famiglia che era in difficoltà e che aveva dovuto arrivare persino a rubare per poter mangiare. Lo so che 150 euro magari non sembrano una grossa cifra, però quando c'è una famiglia in difficoltà anche 150 euro possono veramente aiutare. E voi immaginate che sembra una cosa molto facile da fare, ma quanti di voi magari vedrebbero una famiglia in difficoltà e sarebbero così disposti ad aiutarli così? Quello che ha fatto è un gesto veramente nobile e sono davvero felice di poterlo condividere con voi. La polizia in ogni caso sembra che abbia cercato veramente di aiutare questa famiglia mandandoli in un centro e cercando anche dei fondi per poterli aiutare da parte del governo. Questo uomo, oltre a questo figlio 12enne, ne aveva un altro di 6 anni e viveva anche assieme alla loro nonna. L'uomo ha detto che era così imbarazzato che non aveva voluto dire a nessuno quello che gli era accaduto in quel supermercato. E sembra che dopo che questi filmati sono stati trasmessi in televisione, ci sono state tantissime persone che hanno voluto aiutare questa famiglia. Sia la polizia che i proprietari del supermercato hanno inviato cibi e un sacco di coreani hanno fatto delle donazioni per poter aiutare questa famiglia. E immaginatevi che adesso c'erano tantissimi coreani che praticamente solamente entravano in questo supermercato per poter dare dei fondi a questa famiglia. Praticamente c'erano veramente degli completi sconosciuti che entravano in questo supermercato chiedendo se potevano aiutare a donare dei soldi a questa famiglia. E inoltre sembra anche che questo supermercato ricevesse anche una serie di telefonate e anche email di persone che volevano aiutare questa famiglia. La polizia ha anche aiutato questo uomo nel cercare di trovargli un lavoro e cercare di dargli modo di poter vivere di nuovo sulle proprie gambe. E ragazzi, è veramente una cosa bellissima come comunque questo benefattore, perché alla fine sì, la famiglia ha commosso, ma chi ha veramente commosso è stato questo 66enne che aveva poco ma ha voluto condividere quel poco che aveva con questa famiglia. E questo suo gesto ha così mosso, diciamo, una nazione che adesso così tante persone hanno voluto aiutare. Voi immaginatevi, questo 34enne comunque aveva già un figlio di 12 anni, quindi vuol dire che ha iniziato una famiglia quando ne aveva 22. Sapete, 22 anni, sei ancora molto giovane, magari sei appena usciti dall'università, diciamo è difficile farsi carico di una famiglia. Poi immaginatevi, avete un lavoro, magari non chissà che lavoro meraviglioso, però comunque un lavoro che vi dà una certa stabilità economica, vi trovano una malattia, voi dovete pagare una serie di spese che non avevate previsto, oltre ad aver perso la salute, tra l'altro vi licenziano dal lavoro, quindi voi vi ritrovate per 6 mesi praticamente senza alcun guadagno e due figli affamati. Deve essere una situazione veramente orribile e è veramente bellissimo che ci siano delle persone che hanno voluto aiutare questa famiglia e ci devono essere più casi come questo. So che in questo canale tratto di crimini, ma per una volta ho voluto trattare di una storia che ha un lieto fine, perché ci vogliono anche storie come queste. Io voglio credere che ci sia un mondo migliore e che ci siano persone che sono disposte ad aiutare gli altri. Tra l'altro, io vorrei parlare un po' della povertà in Corea, informazioni che ho preso dal canale di Grace TV, in dove lei praticamente comunque parla di com'è la situazione in Corea e delle persone povere che purtroppo ricevono soltanto $150 dal governo e questi soldi sembrano che siano meno di un quarto di quello che una persona avrebbe bisogno per poter vivere. Comunque immaginatevi, tra costo di affitto, vestiti, luce, acqua, gas, comunque dovete avere una casa e cibo, cioè 150 euro come è fatta a sopravvivere. E inoltre dovete sapere che in Corea c'è anche un aumento delle persone senza lavoro oltre i 40 anni e inoltre ci sono molte persone che sono andate in pensione che purtroppo adesso non ricevono abbastanza soldi per poter sopravvivere. E comunque dovete capire che magari delle persone anziane che sono andate in pensione tanti anni fa, magari adesso vivere in Corea
il costo è molto salito e quindi è veramente difficile riuscire a stare al passo coi tempi, diciamo così. Però è incredibile come il governo non riesca a gestire meglio queste situazioni. E è veramente incredibile come praticamente la generazione che ha aiutato la Corea a uscire da un periodo di povertà adesso è la generazione, diciamo, che vive in povertà e che quindi non riesce a tirare a fine mese. C'è un paradosso questa situazione e sembra che più della metà degli anziani in Corea vivono in povertà. Ci sono un sacco di questi anziani coreani che scendono in strada e cercano qualche lavoro, come per esempio mettere i cartonati, praticamente sapete, quelle delle scatole in pila per poter guadagnare anche un poco e poter avere un po' di soldi in più. Sembra che questi lavori paghino solamente 2 dollari al giorno, ma ci sono delle persone che sono disposte a lavorare per quei 2 dollari e quei 2 dollari possono fare la differenza. E voi immaginate comunque queste pile comunque di casse, magari avete presente nei supermercati eccetera, praticamente le collezionano, le danno in questi posti dove si ricicla, anche impegnandosi, però tuttavia riescono a guadagnare solamente 2 dollari, e 2 dollari, anche se lo fate tutti i giorni, vi consentono di guadagnare solo 60 dollari in un mese, che sono veramente pochi se dovete lavorare tutti i giorni per poterli guadagnare. E inoltre sembra anche che da molte statistiche la Corea è il paese con il più grande numero di suicidi di persone anziane nei paesi industrializzati. E tra l'altro c'è una stazione coreana in Corea, quella principale, che ha un numero veramente altissimo di persone comunque senza tetto, che finiscono per dormire nei pressi della stazione. E sembra che è veramente difficile per queste persone che finiscono per diventare dei senza tetto uscire da quella situazione. E ragazzi, considerando che c'è questa situazione così grave da cui è veramente difficile uscire, perché voi immaginatevi, cioè, come fate se non avete soldi a prendere una casa in affitto o a rialzarvi sulle vostre gambe, magari per uscire da un momento difficile? Avete veramente bisogno che qualcuno compia un atto gentile come quello che abbiamo visto in questo video per poter far sì che queste persone possano vivere di nuovo una vita dignitosa. Ragazzi, questa era la fine di questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto e niente, non era un video magari come gli altri, però ci tenevo a fare perché volevo veramente condividere questa storia, perché secondo me ci devono essere più storie come queste e spero che queste immagini abbiano commosso anche voi. Scrivetemi nei commenti se vi è mai capitato di vivere una situazione difficile, se la state vivendo in questo momento, se ne siete usciti o se qualcuno vi ha dato una mano per uscirne. E pensiamo magari a dei modi per poter migliorare determinate situazioni, perché basta anche un gesto di gentilezza, come potete vedere, che può veramente cambiare il destino di una persona. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie mille per essere stati con me e alla prossima. Ciao!